Bene amici, eccoci in un'altra elettrointervista. Questa volta siamo in tre. Ora vi spiego per quale motivo siamo in tre, chi sono Valerio e Simone e per quale motivo ci siamo incontrati. Comunque, se vi interessa sapere come risparmiare il più possibile per le ricariche elettriche nelle colonnine, quelle nazionali, seguite questo video. Allora, eccoci qua, ci siamo incontrati questa mattina con Valerio e Simone perché loro sono gli ideatori della mitica applicazione Tariffe EV, che secondo me è l'applicazione fondamentale per districarsi in questa giungla di offerte tra i vari operatori, che ce ne sono tanti come funghi che neanche io sapevo tutti quanti. E in questo momento che gli abbonamenti che tutti abbiamo usato negli anni passati, che sono pian piano scomparsi, in questo momento la loro applicazione è quella che proprio nasce a fagiolo per cercare di risparmiare qualche soldo. Quindi Valerio, raccontatemi un pochino di voi, chi siete, come è nata la vostra idea e poi spiegheremo un po' anche un po' per chi non la conoscesse come funziona. Intanto grazie a te Giulio per averci invitato, che ci hai contattato. E ci ha fatto molto piacere. Devo dire che è stato un caso fortuito, perché oggi io e Simone ci incontriamo per la seconda volta di persona per un motivo fondamentale che un giorno verrete tutti a saperlo. Non spoileriamo nulla perché è tutto in fase di costruzione, tutto in cantiere, quindi sarà una bella novità. Detto questo, come è iniziato tutto? È iniziato tutto per caso, come tutte le cose principali e migliori cose iniziano per caso. Io ho acquistato l'auto elettrica, la Tesla Model 3, a marzo dell'anno scorso, quando era intorno a fine maggio-giugno, dovevamo andare in vacanza io, mia moglie e mia figlia, dovevamo andare a Vienna, quindi dovevamo affrontare un viaggio che io abito in provincia di Roma, arrivare fino a Vienna erano circa 1200 km solo andata. Quindi, entrato nel mondo elettrico da poco, dovevo capire come e dove ricaricare. Fortunatamente in quel periodo c'erano ancora i nostri cari e vecchi abbonamenti con i prezzi calmierati, perché adesso si può parlare di prezzi calmierati quando all'epoca erano prezzi quasi normali, e quindi ho semplicemente fatto in una tabellina Excel in un'oretta la stima dei chilometri che devo fare, scegliere l'abbonamento che andava a pennello, e quindi ho trovato che per le mie esigenze all'epoca l'abbonamento bicharge da 250 kW mi bastava per andare e tornare. Questa cosa però non è finita lì, perché potevo tranquillamente tenerla per le me e basta, e quindi andavo in vacanza, e invece per spirito di condivisione ho voluto metterla sui vari gruppi di Viaggiare in Elettrico, Tesla Owner Italia, e questa cosa, mettendola e condividendola, diciamo, scaturiva molto interesse da parte di tutti i vari utenti che stavano dentro il gruppo. Però, come sappiamo bene, oggi facciamo un poster, dopo mezz'ora già ormai è andato via, non le vede più nessuno. Verissimo. Quindi io ciclicamente lo rimettevo perché vedevo che era interessata la cosa da tutti i vari utenti, e quindi ho detto faccio una cosa carina, ogni tanto lo metto. In una di quelle volte è arrivato Simone. In una di quelle volte mi sono fatto avanti io, che appunto con Valerio ho cercato il primo vero e proprio contatto. Uh-huh. Un contatto che inizialmente voleva essere finalizzato alla pubblicazione di questa tabella su un sito web molto semplice. Per cui io dissi a Valerio: guarda, non preoccuparti dell'hosting, del server, del dominio, ci penso io. Okay. E cerchiamo semplicemente di creare un elemento unico all'interno della quale poter raggruppare tutte queste informazioni e tenerle il più possibile aggiornate. Da lì siamo partiti, e veramente nel giro di qualche giorno, in maniera molto semplice, abbiamo spostato la tabella da quello che era un semplice foglio Excel su un sito web. Uh-huh. E da lì poi è partito un volano di contatti, visualizzazioni e di crescita organica che effettivamente ci ha portato a realizzare una vera e propria community associata, tant'è che l'elemento che ci ha portati poi, subito dopo il nostro primo vero e proprio incontro di persona, fra l'altro svolto qui a Bologna, a fine novembre,
ci ha portati appunto l'elemento della community a dire facciamo un passo in più. Fare questo passo in più oggi è rappresentato dal fatto di avere una mobile application, tutta un'infrastruttura dedicata per far sì che appunto la ricarica, soprattutto la ricarica pubblica, possa essere affrontata con un po' più di tranquillità da parte di tutti coloro che guidano un'auto elettrica. Nonostante tutto, le difficoltà ci sono state, sia precedenti alla realizzazione dell'app che durante la realizzazione, nel post realizzazione dell'app, perché come tutti ben sappiamo, soprattutto nelle ultime settimane, abbiamo assistito ad una serie di rimodulazioni rispetto a quello che sono i prezzi sulla ricarica pubblica al consumo, l'eliminazione di alcuni pacchetti di ricarica in abbonamento e così via. E quindi qui la nostra community ha trovato, insomma, un bel beneficio. Infatti, siccome diciamo io ho l'onere e l'onore di gestire la parte dei community, quindi social, infatti la questione di partire e aprire la parte social è stata perché nel frattempo che il sito aveva sempre più visualizzazioni, ci arrivavano email in cui ci chiedevano di implementare, quindi vari feedback sul migliorare proprio il sito e le informazioni che noi davamo sul sito. Questa cosa ci ha portato a dire, cavolo, bisogna trovare un collettore comune in cui raccogliamo tutti questi feedback. E allora è iniziata la parte social. Ho aperto prima la pagina Facebook e poi il gruppo Facebook, e infatti abbiamo avuto un grandissimo ritorno, tant'è vero che la pagina Facebook ha oltre 2500 iscritti, ma quello che ha fatto veramente il boom è stato il gruppo, certo, dove le persone parlano proprio delle tariffe, e quello ha superato i 5200, mo i numeri precisi aumentano in continuazione, quindi è questo il discorso. No, chiaro. Siccome il sito aveva raggiunto ormai oltre quota 100.000, già che era gennaio-febbraio, abbiamo superato 100.000 visualizzazioni, e niente, era il momento opportuno di iniziare con l'app, perché l'app era richiesta. Conto un sito che anche sul paddone delle Tesla andava visualizzato, però chi non aveva Tesla come faceva? E allora è nata l'esigenza dell'app. Esatto, un'esigenza che si è andata a sposare anche con quello che era divenuto poi il vero e proprio limite tecnico nella gestione e manutenzione del sito, perché purtroppo, per quanto comunque dietro ci fosse un database dalla quale venivano estratte le informazioni inserite e principalmente gestite in questa attività di scouting delle tariffe, inserimento e modifica da parte di Valerio, sul sito avevamo individuato tutta una serie di limiti tecnici nella rappresentazione di queste tariffe, ma anche nella semplice fruizione, cioè era diventato complicato interpretare dati. Perché? Perché nel frattempo si erano aggiunti operatori esteri, operatori a consumo, operatori misti, fatturavano appunto tempo e kilowatt e così via. Da lì abbiamo detto, bene, tracciamo una linea netta di demarcazione, e da questo momento in poi si inizia a lavorare su un'applicazione. Ok. Allora, hai accennato poco fa per quanto riguarda l'estero. Sull'estero è già implementato qualcosa o è in corso d'opera la possibilità di interoperare per chi deve viaggiare all'estero? Sì, allora, sull'estero abbiamo già una soluzione pronta nel cassetto, tecnicamente pronta per essere pubblicata, per far sì che tutto quello che è il perimetro, il contesto di tariffe V attualmente ad oggi visibile solamente sul suolo italiano possa essere esteso anche verso quello che è l'estero, per cui l'Europa intera. Tutto questo comunque ci porta via parecchie risorse, sia personali che anche tecniche, per cui è un qualcosa che ci piacerebbe poter tirare fuori dal cilindro una volta che al nostro interno si potrà avere a disposizione un po' di forza lavoro in più e una struttura un po' più capace di reagire a fronte di questi stimoli. Ma devo dire che in tutto questo comunque la community è stata molto attiva, perché buona parte del progetto, quindi banalmente i costi legati al private cloud, alle licenze di sviluppo sulle piattaforme mobile, le abbiamo acquistate un po' di tasca nostra, un po' utilizzando quelli che sono i fondi ricevuti dalle donazioni della community. Ed è qui che io voglio sottolineare a tutta la community un grazie, un enorme grazie per tutte le donazioni che abbiamo avuto col Comprami un Caffè. Sì. Esatto, che è un'iniziativa bellissima. È bellissima. Noi dobbiamo ringraziare tutti, perché siamo arrivati a delle donazioni che non ci rendevamo conto. Solo oggi, lo ringrazio in diretta, solo oggi
aspetta che il nome non me lo ricordo, ma lo vado a vedere subito sull'app. Massimiliano ci ha regalato 3 caffè che sono una bellezza di 15 euro, scrivendo: app ben fatta, migliora ogni giorno, complimenti. E noi su questa app abbiamo, ecco, semplicemente grazie per quanto state facendo, ci ringraziate in tutte le maniere. Io devo siamo quasi commossi, sì, perché sì. È grazie a voi che noi riusciamo adesso a sostenere tutti i costi. Esatto. Anche perché ripeto, non siete un'azienda, non siete, siamo un'azienda, due persone fanno ben altra cosa. Che vi siete solo messi insieme perché avete avuto l'idea geniale, perché secondo me è un'idea geniale, per questo che vi ho voluto in tutti i modi intervistare, perché voglio che sia un'applicazione conosciuta da tutti il più possibile, perché ritengo che in questo momento andiate premiati per questa bella idea che infatti, avete avuto. Infatti, per cui, Giulio, ben vengano queste noi ti ringraziamo, e il messaggio che noi vogliamo dare a tutti, e ci dovete aiutare voi come community, è questo: l'applicazione nasce perché noi non vogliamo che l'utente, l'EV-Driver, vada in giro a pagare dei prezzi esorbitanti quando c'è l'alternativa più economica, ma non a livello venale, quindi a livello proprio semplicemente ho risparmiato i soldi. No, è il concetto che a noi esatto. non va bene. Il concetto di avere una ricarica a 99 o 95 centesimi quando invece l'alternativa più economica esiste, ma è nascosta in maniera voluta, perché altrimenti sui schermi delle colonnine o a fianco, come abbiamo noi nei distributori di benzina, abbiamo i prezzi esposti. Noi nelle colonnine non abbiamo il prezzo esposto. Questa è una stortura tutta italiana, che è dovuta a una non regolamentazione del mercato, e noi vogliamo questo, vogliamo che tutti noi EV-Driver che andiamo in giro, ma soprattutto anche i turisti che vengono in Italia, l'italianità noi la dobbiamo togliere, e quello che noi vogliamo è esattamente questo. Questo è il concetto nostro. Voi ci dovete aiutare a divulgare la nostra app, non per secondi fini o per qualsiasi motivo, ma semplicemente per evitare questo concetto di dai, mercato nascosto, che volutamente nascosto. Noi vogliamo che tutti viaggiano in maniera informata. Spesso quando vediamo il titolone "ho fatto il pieno", perché spesso si passa anche attraverso queste storture di divulgazione, "ho fatto il pieno di un elettrico, ho speso 90 euro, vai a vedere, approfondisci l'articolo, ti rendi conto che hanno caricato a consumo con delle colonnine HPC a 90 centesimi al kilowattora. Quando invece sarebbe bastato aprire un'applicazione, non a caso, o la nostra app. Esatto, o la nostra app, e scoprire che magari sulla stessa colonnina puoi caricare utilizzando un fornitore magari estero a meno della metà del prezzo. Certo. Perché poi anche qui c'è un elemento sulla quale ci si gioca anche il concetto di italianità e di scorrettezza commerciale, perché scoprire che sulla stessa colonnina puoi ricaricare utilizzando un fornitore italiano e pagare 95 centesimi al kilowattora, e caricare sulla stessa colonnina con un fornitore estero, francese, non voglio fare nomi, a meno della metà del prezzo, lì ti rendi conto che effettivamente qualcosa... c'è qualcosa che vuole contrastare un po'. Anche... perché dobbiamo disperdere i capitali fuori, all'estero. E quindi cerchiamo anche ora di riassumere un po', e poi faremo vedere come funziona velocemente l'applicazione. Si può caricare spendendo poco, grazie solo un po' di informazione, sì. Perché i 95-99 centesimi a kilowattora sono l'eccesso che abbiamo solo qui in Italia, soprattutto oggi con un PUN che fa veramente ridere rispetto a quello che era lo stesso PUN due anni fa. Per quanto riguarda invece progetti futuri, c'è qualche cosa di interessante che ci vuoi raccontare? Sì, allora sui progetti futuri, oggi non a caso siamo qui a Bologna, proprio perché la giornata è stata strutturata su due temi principali. Il primo, l'incontro di oggi, che voglio dire è stato un grandissimo incontro. Grazie. Poi personalmente averti conosciuto, Giulio, mi fa veramente molto piacere. Altrettanto. Sì, sì. E poi l'altra parte della giornata è stata dedicata nello strutturare un accordo con un soggetto di riferimento che si interfaccerà direttamente con Tariffe V, per far sì che l'applicazione in generale, io non parlerei più di applicazione a questo punto, ma parlerei di piattaforma, di ecosistema, possa aprirsi non solo a quello che è il tema delle ricariche pubbliche, ma in futuro anche al network delle ricariche private. Ah, molto interessante, caspita.
E questo, c'è un mondo dietro molto ampio che si può sviluppare. Esattamente. A proposito quindi di applicazione o ecosistema, quale sarà in futuro, vediamo un po' di parlare e far vedere ormai, visto che ne abbiamo parlato, di come si interagisce con la vostra applicazione e qual è la sua funzionalità. Ecco, appunto, qui l'applicazione in sé per sé, come dicevamo, è un'applicazione che è stata strutturata proprio per rendere il tutto il più possibile semplice e immediatamente fruibile verso l'utente finale. Utente finale che nel suo utilizzo parte con la prima schermata con quello che è la lista operatori, o meglio dire quello che noi definiamo, abbiamo battezzato con il dimmi dove sei e ti dirò con chi ricaricare. Molto carina questa cosa, è bellissimo. Questa è l'intuizione di Valerio, questa qua. Ragazzi, siete dei geni, dalla pausa caffè, cioè offrimi il caffè, a queste frasi Sì, poi da lì sono nati vari sketch, varie cose che magari in video non si possono dire, però insomma, da dimmi dove sei e ti dirò con chi farti, vabbè. Era una battuta. Perché in alcuni casi faremo anche l'app. In alcuni casi se uno paga 0,99 non è esatto, non è fatto per gioia. Esatto. E quindi qui da questa schermata dell'applicazione è possibile visualizzare quelli che sono tutti i vari operatori di ricarica censiti sulla piattaforma Tarif V. Per esempio, cliccando sull'operatore B-Charge è possibile visualizzare in tempo reale, suddivise per potenza di ricarica, quali sono le tariffe più convenienti, già ordinate in ordine crescente, degli operatori che grazie al roaming, quindi all'interoperabilità, ti permettono di ricaricare sulle colonnine in questo caso B-Charge, sfruttando l'abbonamento del fornitore. In questo caso, per esempio, se noi scegliessimo di ricaricare con Repower, utilizzando Repower a 60 centesimi a kilowattora potremmo ricaricare sulle colonnine B-Charge. Ok, in questo caso hai detto Repower perché... ho preso di riferimento, ma in realtà... Cioè, io vedevo questo Nord e quest'altro che manco so come si pronuncia. Esatto, sono i primi tre, guarda caso, sono tutti operatori esteri, quindi già qui si consuma il vero e proprio delitto. No? Il fatto di dire sto ricaricando su suolo italiano, su una colonnina di un'azienda italiana, ma se ricarico con un operatore estero risparmio di più che ricaricando con l'operatore italiano. E quindi questo è possibile farlo? Assolutamente sì, questo è proprio il concetto di base del roaming e dell'interoperabilità. Ero convinto che se non fossi un utente estero e caricassi sempre in Italia perché sei italiano ti bloccassero in qualche modo. Alcune app lo fanno, perché per esempio qual era ENBV, poi dopo l'ha rimossa la cosa e ha ripermesso di ricaricare in Italia, tipo Enel X, so che ora ha tolto il roaming all'estero, se non pure A2A B-Charge pure tutte, esatto. Quindi ero convinto che questa cosa non fosse possibile. Questa è un'informazione sicuramente questa utile. Questa è un'informazione utilissima, proprio perché da molti operatori esteri ti permettono con gli accordi in roaming di ricaricare anche in Italia senza necessità particolari di essere residenti in Italia o comunque di avere dei contratti specifici in Italia. Quindi questa parte dell'applicazione mi serve un po' per la programmazione, cioè della serie, io so che dovrò andare un viaggio da qui a là, devo caricare una colonnina tipo FreeFix in autostrada esatto, e posso andare tramite l'applicazione, un esempio su FreeFix. Noi potremmo andare su Free2X e pianificare quello che è l'abbonamento o l'utilizzo a consumo verso le colonnine Free2X semplicemente da questo punto dell'applicazione. Sta a noi decidere, per esempio, quello che è la velocità di ricarica che vogliamo utilizzare, in questo caso in DC Ultra, quindi in HPC. Esatto. La più conveniente in assoluto è l'operatore FreshMile. Esatto. L'operatore FreshMile offre una tariffazione mista, ovvero tempo e consumo, e a conti fatti ricarichi alla colonnina a circa 40 centesimi al kilowattora. Perché... Anche 50, però mi raccomando, attenzione a FreshMile, perché la tariffa a tempo ci porta che se non sfruttiamo bene la curva di ricarica, e questa è una cosa che voglio chiarire, perché tanti purtroppo ancora fanno difficoltà a capirlo, perché perché guardando qui uno dice pago 0,30, bravo, 0,30 invece no, perché poi c'hai 30 centesimi al minuto, esatto. Allora quindi questa è un'ottima operatore nel momento in cui noi arriviamo scarichi o il 10-15% di quindi quando ricarica, carichiamo veramente fast, veramente al massimo, al fast, fino all'80-75-80% della batteria su auto che caricano sopra i 100 kW, allora utilizziamo FreshMile, altrimenti utilizziamo la seconda, che è la seconda R-Power, che fortunatamente almeno è italiana e lasciamo del capitale in Italia, quando vale la pena cerchiamo, quando invece dobbiamo solo essere sodomizzati no. Diversamente, se invece già sappiamo di
di dover fare un utilizzo intensivo di queste colonnine e di non voler ricaricare a consumo, scorriamo in basso sulla visualizzazione e approdiamo su quello che sono i pacchetti in abbonamento. Ah, ok, perfetto. In questo caso viene specificato appunto chi sono i superstiti, perché oramai sono rimasti veramente in pochi a fare degli abbonamenti, e con BeaglePlug, con il piano turbo al costo di 120 euro, possiamo ricaricare fino a 250 kWh per un totale di 48 centesimi a kWh. Fai vedere il calcolatore, perché non lo conosce nessuno, il nostro calcolatore. Adesso ci arriviamo al calcolatore. Okay. Prima di fare il calcolatore facciamo un altro esempio, come abbiamo appena fatto di Free2X. Ora noi ci siamo parcheggiati fisicamente su una colonnina pubblica qui in città a Bologna con l'Aera. Esatto. Quindi facciamo vedere che grazie alla mappa ci possiamo localizzare, sì, dico bene? Sì, esatto. In questo caso, sfruttando la funzionalità mappa presente sull'applicazione, l'applicazione esegue una geolocalizzazione dell'utente e indica quali sono le colonnine presenti nella zona. Ok, i vari nomi, bellino. Esatto. Okay. È possibile chiaramente effettuare una ricerca libera in formato full text, quindi non è necessario conoscere l'indirizzo completo, bastano anche gli indirizzi parziali, viene visualizzata la lista di tutte le colonnine trovate all'interno di quel posto. Ok. In questo caso noi siamo veramente in prossimità di una colonnina era, ci basta cliccare sulla colonnina per ottenere quello che è la lista, l'anagrafica poi della colonnina in sé, per cui se l'accesso è un accesso pubblico o privato, dove si trova quindi la località e quali sono le prese disponibili, i punti di ricarica disponibili. Certo. Qui abbiamo i due tasti, il primo che condivide al navigatore, che invia direttamente al navigatore la posizione geografica della colonnina, della molto colonnina. Comodo. Oppure, perché ha Tesla direttamente anche sul paddone di Tesla. Certo, esatto. Certo. Oppure funziona quindi anche poi chi c'ha Android Auto, sì, Android Auto uguale, Play, Maps, lo mandi su Maps. Esatto. Certo. Oppure visualizzare le migliori tariffe. In questo caso torna familiare una schermata che abbiamo visto prima dell'applicazione, ma contestualizzata a quelle che sono le informazioni del gruppo ERA in questo caso. Okay. Per cui con il gruppo ERA e avendo a che fare con una colonnina al massimo 22 kW, il più conveniente è Norte. Svedese. Questo. Tanto per tornare in tema di esteri. Esatto. La seconda è tedesca, okay. La terza è tedesca e poi arriviamo alla quarta che è italiana. Che è italiana. Quindi ecco, questo ci fa capire che facendo poi dovuti abbonamenti, iscrizione ai vari operatori, voi ci date subito al volo l'idea di chi andare a aprire, quale app andare ad aprire. Esatto, sarebbe esatto. Bellissimo che cliccando qui si aprisse direttamente l'app. Questa è uno di quegli sviluppi che abbiamo in che abbiamo in idea. Quindi sarà possibile quindi interagire anche con le app di terzi, cioè tu clicchi qui e qui, ti si apre direttamente. Qui stiamo proprio lavorando per far sì che cliccando fosse. Qui si possa aprire direttamente l'applicazione del fornitore o certo. Se l'applicazione non è installata la scheda dell'App Store per fantastico. Procedere con l'installazione. No, diciamo che la nostra idea futura è che l'utente che usa l'applicazione tariffe V, cliccando là, potrebbe avere nelle possibilità, se gli operatori, insomma, riusciamo a fare degli accordi, anche una tariffa agevolata, okay. Entrando dalla nostra app. Okay. Questa sarebbe poi... Noi la teniamo nel cassetto perché facendo così, tra virgolette, facciamo un'operazione di linking e alla fine sia l'operatore sia noi non abbiamo alcun vantaggio. Invece il nostro scopo è sempre quello, il risparmio per l'operatore, e il risparmio deve passare tra di noi perché noi siamo quelli che rappresentiamo. E poi soprattutto grazie a voi viene premiato l'operatore migliore alla fine, se esatto. Ci pensate. Esatto, ma infatti guarda, questo è un tema che spesso dibattiamo molto io e Valerio, quando discutiamo spesso le tariffe che riscontriamo in giro tra i vari operatori, che è proprio quello che in questa specifica fase della vita di tariffe V stiamo fungendo da arbitro rispetto a quello che è il mondo delle tariffe proposte, e questo effettivamente intrinsecamente premia chi è più conveniente, perché poi il consumatore anche per un centesimo di risparmio proiettato su quello che è il volume di kilowattora ricaricati può portare a notevole risparmio. Proprio oggi un ragazzo ha scritto che un 3 centesimi di risparmio su 800 kilowatt mensili è un bel risparmio. Assolutamente sì.
Comunque, ecco, la cosa che ci tengo a sottolineare è che questi due ragazzi non stanno lucrando su questa applicazione. Questa applicazione è al vostro servizio. Loro anzi stanno pagando soldi per l'hosting e tempo della loro vita, esattamente un po' come faccio io con questi video che, ripeto, non mi portano grandi introiti, ma lo faccio per la comunità, per dare un'informazione quanto più ampia possibile a chi vuole affrontare questo mondo e per contrastare soprattutto tutti i giornali in cui, come si diceva prima, si dice che caricare in elettrico costa più che viaggiare diesel. Esatto. Questo assolutamente, grazie a loro, può diventare un tabù che viene eliminato definitivamente. Sì, sì, qui proprio arrivi a smontare completamente queste tesi. Poi chiaramente il cartello o quello che è stato fatto con gli abbonamenti in Italia non agevola sicuramente la transizione ecologica, però grazie a voi si riuscirà sicuramente a migliorare una situazione un po' tutta italiana, come dicevamo. Poi proiettandoci sulle ultime due funzionalità presenti in app in questo momento, abbiamo la funzionalità classifica che non fa altro che raggruppare con una visualizzazione iper semplificata quello che in questo caso per il filtro impostato, quindi per abbonamenti, sono gli abbonamenti più convenienti già ordinati, per cui dando un'occhiata qui dentro si riesce già subito a capire chi calcolatore. Chi è un arrivo arrivo al calcolatore, il calcolatore arriva alla fine di tutto. E già qui a questo punto dell'applicazione riusciamo a stabilire immediatamente quelli che sono gli abbonamenti più convenienti e a calcolare una stima chilometrica di quello che appunto sarà, in base a quello che è il consumo medio della nostra auto espresso in wattora a chilometro, l'abbonamento più conveniente. In questo caso l'applicazione seleziona un valore standard di default che è 150 wattora a chilometro e ci fornisce una stima chilometrica rispetto a quello che sono i chilometri che è possibile percorrere con i vari pacchetti abbonamento. Diminuendo o aumentando questo valore, per esempio portandolo a 210 wattora a chilometro, vediamo già subito di fianco ad ogni pacchetto abbonamento come è cambiata la stima chilometrica. Chiaramente è una chi dirà, perché tanto lo so che già c'è stato qualcuno che ha detto che è scomodo il cursore per spostare il consumo dell'auto, lo cambieremo, quindi no, non ce lo scrivete, le migliorie lo sappiamo, l'abbiamo buttata lì così, tanto nessuno conosceva questo calcolatore, io fortunatamente l'abbiamo tenuto nascosto, insomma alla fine lo miglioreremo, giuro che lo miglioreremo. Esatto. E poi per completezza, sempre in questa, all'interno di questa scheda del calcolatore chilometrico, è possibile, cliccando sull'operatore, meglio dire sul pacchetto in abbonamento dell'operatore, i roaming presenti, per cui utilizzando BeagleClub su quali colonnine possiamo andare a ricaricare. Molto interessante, perché almeno si fa già l'idea di capire più o meno nelle mie zone, so che incontrerò queste colonnine, posso utilizzare Beagle è uno dei pochi operatori italiani che all'estero funziona con gli stessi pacchetti. Ancora. Tornando su quello che è la classifica presente all'interno dell'applicazione, lo stesso principio viene ribaltato sulle rimanenti velocità di ricarica, per cui in AC o in DC Fast o DC Ultra, e chiaramente tutto questo poi viene ripercorso sulle potenze esposte dai vari operatori, o meglio dalle varie colonnine dei vari operatori, ed è possibile visualizzare anche in questo caso i roaming compatibili. Ok, vedo che addirittura i supercharger sono inclusi, quindi li avete considerati? Sì, assolutamente sì. Abbiamo visto che ora a maggior ragione sono aperti. Ecco, a proposito di supercharger, che è una novità di questi giorni, l'applicazione andrà, immagino, quindi aggiornata considerando il costo nuovo del... o lo fa automaticamente tramite... Lo faccio io. Lo fai tu? Questa è un'attività che fa Valerio. Questa è incluso il costo dell'abbonamento nuovo a 9,99? Già invece... fatto, già aggiornato. Okay. Sì, sì, sì. Lo faccio in tempo reale, l'ho fatto intorno alle 2 di notte mentre facevo la notte. Perché nel mio lavoro faccio la notte e quindi alle 2 ho avuto un momento in cui ho potuto aggiornare l'app. Questo è il lavoro che c'è dietro a questa applicazione. Diciamo che spieghiamolo bene, perché devono capire. In pausa caffè, invece prende il caffè, io magari ho aggiornato questa informazione. Sì. Fantastico. C'è Vroom, per esempio, che ha tolto gli abbonamenti e ancora non ho avuto il tempo, ma adesso, tanto stando a Bologna, dovrò tornare a casa, aggiornerò l'app in treno. Sì, perché stavo attendendo i nuovi aggiornamenti, loro hanno detto che rimodulavano gli aggiornamenti. Invece erano proprio tolti, quindi magari adesso sul treno
quindi sappiate. È aggiornata in tempo reale, lui sì, non dorme per una giornata. Esatto. Quindi offriteli il caffè che non ce la fa. Infatti, no. È grazie ai caffè che io faccio le note. Grazie che mi offriti i caffè. Le camomille, la prossima volta mettiamo offrici una camomilla. E poi l'ultima funzionalità dell'applicazione è la visualizzazione di tutti quelli che sono i roaming disponibili per tutti gli operatori in maniera indistinta rispetto alle metodologie di ricarica offerte dall'operatore in sé, quindi roaming in abbonamento, a consumo, eccetera, eccetera. Abbiamo cercato di replicare il più possibile ciò che era rappresentato sul sito, ma allo stesso tempo di migliorarlo. Chiaro. E quindi di rendere ancora più fruibile l'informazione verso l'utente finale, perché veramente in questo modo l'utente arriva di fronte alla colonnina oppure pianifica in maniera molto semplificata il proprio viaggio, il proprio utilizzo di energia, e da qua capisce perfettamente con chi ricaricare e sa bene quanto spendere. Quindi, riassumendo, con quanti operatori bisogna fare l'abbonamento o l'iscrizione per viaggiare i primi economico? Allora, là è semplice. In base a chi ha gli operatori vicino, le colonnine vicino alla fine sono le stesse, perché se io abito a Bologna ho quelle. I primi tre operatori che figurano in classifica bastano avanza, okay, che sì, poi sì, non coincidono mai con i proprietari delle colonnine, che questa cosa io dal mio punto di vista è assurdo. Cioè. Se io oggi siamo davanti a Era, Era neanche figura in gradatoria perché sta a 75 centesimi sulla sua stessa colonnina. E questo per è quale inspiegabile. Bene. Con questo video più o meno abbiamo riassunto un po' da dove siete partiti, dove siete ora e dove pian pianino atterrerete. Per il momento questo video finisce qua, spero che sia stato già utile come un'infarinatura per capire l'importanza dell'uso di un'applicazione del genere per voi che tutti i giorni dovete caricare da qualche parte e con questa applicazione potrete risparmiare anche se pochi centesimi per ogni kilowattora, sono tutti soldi in tasca che rimarranno a voi. Quindi io ringrazio infinitamente Valerio e Simone creato l'applicazione, per averla messa a disposizione nostra, che tutti i giorni appunto andiamo in giro. Con questo io direi che possiamo chiudere qua. Vi aspetto eventualmente per un prossimo appuntamento nel momento in cui ci saranno delle nuove novità da raccontare, in modo tale da poter rendere consapevoli tutti i nostri elettronauti. Quindi speriamo a breve. Speriamo molto a breve. Bene, con questo è davvero tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao!